Capelli. Oggi ci ritroviamo qui con la nostra rubrica retro, è il primo appuntamento con Tekken 2, ragazzi, il picchiaduro e il picchiaduro. Finalmente siamo riusciti a cominciare questa rubrica. Yes, per una questione di tempistica, ragazzi, scusateci se non vi facciamo vedere come si blocca questo personaggio, ma ve lo spiegheremo. Sì. Perché ci è voluto l'ira di Dio, una marea di tempo, e il video sarebbe durato minimo un'ora. Quindi, ragazzi, cioè, tutti i personaggi che conoscete, noi ci siamo scappugliati. Tanto possiamo dire, proprio perché sono una persona preparata, una persona colta, quindi si interessa delle cose che faccio qui. E questo gioco è stato realizzato dalla Namco. Intanto un perfect subito, incominciamo proprio. Bam! Cominciamo proprio. Bam, giù nel canestro, insomma. E dicevo, realizzato dalla Namco, ideato nel 95, quindi un bel po' di anni fa. Dai, un cazzottone è morto, ok? Scusate, ed è stato poi pubblicato nel 96. Bravo, Gennaro. Grazie, E ragazzi, mentre io le prendo da Nina, invece vorrei dirvi che con Shing, che è il personaggio che abbiamo combattuto prima, è stato Bravo King, che è il mio personaggio preferito. Invece il mio personaggio preferito è l'altro. Hello. Io lo chiamo Lava perché è più bello. E mentre con Nina si sblocca Anna, che sarebbe la sorella di Nina, con cui ha un confronto che poi almeno nel 2 non si risolve per nulla. E ragazzi, poi vabbè, qui abbiamo Katsuya, che in questo caso si sblocca con uno dei sub-boss, cioè uno dei personaggi con cui che, diciamo che sblocchi con i personaggi di base, cioè, ad esempio un Lee, un Kuma, uno di questi. Un Becca magari anche. Un Bruce. Un Armo. Con chi si sblocca Bruce? Vediamo che se con lei. Bravo. Applausi sì. Scroscianti, fatemi sentire. Più forte? Più veloce? Ok, va bene così. Perfetto. Aia, mi sono fatto male. Cosa hai fatto? Mi sono fatto male il piede, non lo so come. Non fa niente. Vabbè, è sempre buono. Poi, se non ricordo male, con Yoshimitsu si sblocca con Mitsu. Esattamente. E con Jun, questa che mi sta picchiando, sblocca Wang. Wang. Sarebbe il mio caro vecchietto. Blocca... Dopo vi presenteremo un È un tipaccio, davvero, Madonna, mentre che cosa ha fatto! Poi ci sono alcuni. Ok, è morta, perfetto. Poi ci sono alcuni personaggi che si, diciamo, si sbloccano in una maniera molto particolare. Molto particolare. La capa da mucca del frattempo. Che sono Roger, ossia il canguro, famosissimo canguro, sfiziosissimo. E Alex, che sarebbe poi un velociraptor, un dinosauro comunque. Per me è un velociraptor. Che si sbloccano tipo al livello 3, allo stage 3. Però con un'energia che sta al 5%, quindi in pratica in fase di morte, quasi. Per essere precisi, ancora di più, Jack, cioè, minchia, Roger e Alex. Allora, si bloccano quando si sente, cioè quando tu batti il personaggio e senti la voce del gioco che dice Great! Yeah! Mentre lui fa il milione. E infatti poi nel quarto stage gli appare Roger o Alex, a seconda di... Era morto, che si è fatto fare a seconda di, diciamo, di come avete scelto il vostro personaggio con cui battere l'arcade mode. Magari dopo lo faccio magari vedere. Ricordiamo poi che Tekken, cioè con Tekken 2 sono state inoltrate oltre, cioè molte molte modalità, altre migliorie, ma modalità che non c'erano il Tekken 1, perché il Tekken 1 era stato un capito completamente incamminato. E quindi c'era stato solo questo questo gioco. Intanto te le ha date di santa ragione, frattempo. C'era stata solo questa trasposizione al PlayStation, perché comunque la PlayStation aveva tutti questi giochi. Infatti il Tekken 1 è stato uno proprio dei primi giochi per PlayStation, quindi perché poi ci prepariamo per la 4, quindi assoluto, sì, lo so, sono bravo quando incomincio a parlare, mi incazzo e gliele do di santa dentro dimensioni, capissimo. Picchia Pocahontas, Pocahontas, acchiappo sto bisco. Ah, Pocahontas. Muori Pocahontas. Pocahontas e muori. Oh, assaggio il 45 di vita in faccia. Bang, ed ancora, vai. Anche la fascetta in testa. Occhio, si stava caricando. Non dentro ci sta. Muori! Bam! E le abbiamo dato anche a questa. Ricordiamo che invece con Michelle si sblocca Gandhi. Si
il lottatore. Ma io sono preparato. Sul gioco, il gioco l'ho creato io. Sì, ah, sì. Mi deve dare ancora i soldi a me. Sì, sì. Non è vero. Sarebbe troppo bello. Come no? Il panzone sarebbe il lottatore di Sumo. Con lei invece si blocca Bruce. Sì. Potrebbe che una di lottatore di Muay Thai. Quindi fare un lottatore, se qualcuno magari ha qualche presentazione ce la può lasciare nei commenti. Magari così il... Anzi, credo quasi sicuramente, perché ci sono molti che, mio dio, cioè ricordo una volta che abbiamo fatto un torneo di Tekken. Che ero piccolo e dovevo fare queste cose, dovevo fare il mestello, porca puttana, passare, non è lì. Vai, lo piccio io, vai, tu parla, vai. E quindi, niente, andiamo a fare questo torneo, ti giuro, c'erano dei bambini tipo di 11 anni che erano... Ma hai presente tipo, c'erano scritto Namco in testa, Namco Corporation, sai? E dicevano qualsiasi cosa, e tipo, te che no, perché quello è Aci fa così, e quello fa così, e quell'altro fa così, perché quello c'ha la mossa che fa così. E tipo si scambiavano le mosse che sapevano, e c'era uno che tipo sapeva tutte le mosse di un personaggio, e tipo questo, cioè c'è un automa, tipo Jack 6. È morto! Davvero... Overmente! Mentre Gennaro invece ha battuto lei. Però vai, scemità! Ha battuto Gennaro. No, ne hai mai pensato. Muori! Ah, comunque non so se ci fai caso. No, non ci ho fatto caso. Mentre lo sembra la trasposizione di Bruce Lee, lei sembra un po' la trasposizione. È di Jackie Chan, è vero, mo ci ho fatto caso. Quindi dobbiamo Sì! Ok, basta. Dobbiamo calcolare anche questa cosa che in Tekken 2 comunque c'è questa trasposizione che c'è sempre nei paesi orientali del robot. Caso come Jack che poi si blocca proprio da Jack. Del demone, sì, dei demoni, dei vari maestri di arti marziali, le arti marziali comunque straniere, per esempio. Vari arti marziali in generale. Sì, sì, e comunque poi di Cyborg, cioè di voglio Shinsu, questa roba qua. Ho fatto, sì. Sì, stava dicendo, anche il mio sparo. E invece invece sono che ha preso me la. Sì! Giù nel canestro! Devo vincere! Roger! Oh, olè, guardate come è bello! Guardate i piedi, ho 80.000 di pietre! Sta massacrando la caviglia, vedi? Aia, aia! È uno stronzo! Oh, è cercata la ninja! È cagato, ma con l'arte basso, Roger! È stronzo! Ma va! Proprio, cioè, non te ne sei accorto, ma l'ha fatto. È un bastardo, sei. Vai canguro, vai. E giochiamo col canguro. Ti pare per il canguro, sta merda. Lui le prende proprio di botto. Non viene più la viva, poi. Che bel pezzo che fa. Ah, mamma. Vabbè, guarda questo 42 di piedi. 42. 85, te ne usci la tinta. Guardalo, bam! Bam! E bam ancora! Devi prenderle! Bam ancora! Ti prego, prendile per me, ti prego! Bam! Oh no no no! Madonna! Fagli una presa che muore! Ah, sei abbassato! Sei una cacca! Sei talmente cacca che se la cacca fosse un mestiere avresti i ragazzi a lavorare! Bam! Quindi tu stai lavorando per me? No, sei tu che stai lavorando per me. Cesso! Gli hai dato un calcio per poco, non ti ha fatto un pezzo. Fa niente. Ragazzi, adesso vi mostro Wang. Chi? È Wang, è il mio vecchietto di fiducia, Wang. Ma già sta in pensione. Sì, già l'abbiamo mandato in pensione. Allora posso, cioè tranquillo, manda proprio Wang! Wang non mi piace particolarmente come personaggio, però ha una caratteristica molto particolare che adesso vi faremo ascoltare. Oddio! Che faccio un energetico? Che è questo, cioè, quando le prendi, insomma. Che per me è una cosa fighissima. Cioè, intanto ti ha spacciato sì, la nostra città. Meglio così. Mi piace l'UA, però. Fai un perfect! Grande. Sì! No! Si è alzato dopo. Dammi il tuo amore. E non chiedermi niente. Un calcio in faccia te lo voglio dare. E muori.
stronzo. Sì! Ah! Hey, oh. You win! Round cazzo one. Ridi. Ma raga, io adesso vi faccio vedere, visto che prima non l'avete visto, vi faccio vedere Alex. Il leone, no? Il dinosauro. Il dinosauro. Visto che ve lo meritate, perché è bellissimo. Round one. Anche se ha la pelle a pua, sembra più un leopardo. È morta. No. Occhio. Prendi la codata. Sì. Dai un morso in testa. Che ce l'hai dentro. Fai una cosa. Magari si è davvero morte. E tipo, se non mi sbaglio, Guma c'aveva una presa che ci mordeva. Gli dava i morsi, se non mi sbaglio. Almeno nel Tekken 3 mi ricordo che così, mentre nel Tekken 2 non lo ricordo. No, BAM! Mamma! No! Sì! Sfondato lo stomaco. Signori, gli abbiamo gentilmente sfondato lo stomaco. La signora Nina desiderata al reparto chirurgia, grazie. Ok, mentre giocava il campione della Lina e poi anche la famiglia, ricordiamo. Davvero? No. No, tutto a caso. Che? La mia vicina si chiama Tina. Vabbè, siamo là. Hey, oh. Era per non dire il nome in diretta. Saluti alla signora Tina, salutate. Più forte. Sulle mani. Sulle mani. Giro tondo. Seduti a terra. Sacco pieno. Ok, basta. È morta, ci devi credere perché è morta. Ci devi credere perché... senti, picchia poca onda se basta, va bene? Pesca la tagata. Oh, oh. Pesca la tagata, Sakura? What? Vabbè. Round one. Fight. Ma io direi che è proprio ora di cambiare personaggio e farvi vedere, visto che l'abbiamo introdotto prima. Secondo me è Devil Jin. Che dico Devil Jin? Devil Cazzilla. Ah, è vero. Angel! Angel. Angel vs Nina. Due angeli a confronto. Perché poi con Nina si blocca. Vediamo, diciamo del potere particolare di Angel. Solo a raggio! No, questo è un Pokémon. Ah, è vero. Sembrava un solo a raggio. Hai sbagliato le trovi. Scusate. Comunque, ragazzi, questa sarebbe la parte buona. Poi che cazzo io, non ho capito perché è incredibile. È un po' ermaprodito. È bigiaccio. Kiro. You win. Si stava tutta caricando. Round 1. Fight. E pam. Per concludere in bellezza, ragazzi, non Devil Katsuya. Devil Katsuya ci vuole la forza, visto che l'avete affrontato tutti, nei gabinati, a casa, cioè l'avete massacrato. Devil Katsuya sono le orecchie. Pam. È viola, cioè è viola, basta, guardalo. Ma perché gli hai schiantato le palle quando hai camminato? È schippato, signor. Ma ragazzi, noi con questo video vogliamo scrivere ovviamente le vostre opinioni sul gioco, se vi avete giocato, quanto tempo avete. Magari dateci anche qualche informazione in più, che noi sicuramente nel caso date qualche informazione in più. Ragazzi, consigliateci anche qualche altro gioco da mettere dove vorreste vedere. Come incazzato? Sì, è cazzatissimo, non lo sai, ma lui nasce incazzato proprio. Si sveglia la mattina, tipo il caffè che prende lui, tipo la chat proprio. Ah, ok, ho capito. Ragazzi, mi raccomando, poi pollicione in su e condivisione. Perché condividi e ti piace. Ho detto condividere. Mi è uscito una mezza, scusa. E niente. Alla prossima rubrica retro. Finiamo questo round, poi visto che tanto me ne sta dando. Intanto gliele ha date, è diverso, vabbè. Ragazzi, comunque fate sapere questo video. Come sempre, noi vogliamo sapere qualsiasi cosa. Cazzo, io viene a casa vostra. E Nina invece viene a casa mia, magari. di cazzo. Vabbè. Non il cosplay di Nina. Non sono un gioco. In effetti. Non sono un gioco cosplay di Nina. Alla prossima, regà. Ragazzi, ciao belli!